Cioè, le arti visive sono un capitolo importante dell'attività di Villa, perché nelle arti visive Villa, che non raccoglieva molto successo nell'ambiente letterario, ne raccolse invece moltissimo, più che successo proprio, raccolse proprio credito e importanza nel mondo delle arti visive, perché gli artisti sono stati sempre interessati a uno scrittore che scrivesse papilli di interpretazione dei loro lavori. E tu invitavi Villa a nozze se gli chiedevi di scrivere. Lui lo scriveva sempre secondo la sua regola del ricorso al linguaggio totale, in cui riusciva a consegnare perfino delle cattiverie a molte teste di cavolo che non gli piacevano, insomma, fra altre cose, perché poi era abilissimo, insomma. Ma comunque, ripeto, le arti visive, più che un interesse specifico da parte di Villa, perché Villa poi faceva delle stabiliva delle differenziazioni tra vari artisti, per cui tutte le volte che per esempio trovava una pittura mistica, per esempio, non so se avete presente un pittore come Rothko, oppure come Klein, cioè erano persone che pigliavano una tavola e la riempivano di colore blu o rosso. Rothko perlomeno articolava questi rossi o questi neri sulla tavola, Klein nemmeno, era proprio superficie compatta, solo rosso, solo blu, eccetera, eccetera. E in questi autori Villa vedeva una loro natura mistica, cioè che li spingeva verso lo stato edenico, e quindi li approvava questi qua, a lui piacevano. Non so, pittori come Persico, neofigurativi, eccetera, lui li aborriva al massimo grado, insomma, che per loro è quello che lui trovava in questi libri. Dice, no, ma queste sono ricreazioni che i soliti artisti responsabili praticano abitualmente. Quindi, se doveva scrivere qualcosa, organizzava immediatamente il focaccione del suo intervento e non se ne preoccupava più di tanto. Nei confronti, per esempio, di un artista come Bugli, lui provava un'antipatia viscerale, quindi lo riempì il suo testo di cattiverie nei confronti di Bugli, che non era né mistico né figurativo, e quindi era di un genere ibrido che lui non approvava. Invece l'utilizzo che ne faceva lui dell'arte visiva come mezzo per andare oltre la... No, lui non faceva, lui utilizzava dei mezzi extraverbali a complemento e integrazione del suo discorso verbale, dove riteneva, per esempio, che un pezzo di carta anche, oppure una lettera ridotta a frammenti. Io una volta possedevo una di quelle scatole di cellofano trasparenti dove ci si metteva un'orchidea, c'erano dei fiorai, probabilmente si vede da loro, ovviamente in commercio, una scatola di quella che era piuttosto piatta, così, queste erano le dimensioni, dove aveva messo un pezzo di plastica su cui aveva impresso quelle lettere che, come si chiamano, trasferelli, quelle lettere... Sì, trasferibili, di carattere trasferibili. Aveva riempito su foglie plastiche trasparente anche quello di trasferibili, poi l'aveva stropicciato, ma questi trasferibili erano saltati via, si erano rovinati, si erano rotti, eccetera, e l'aveva messo a mo' di oggetto in questo, mettendo su foglie di plastica stropicciato nella scatola, aveva prodotto un oggetto che può essere benissimo preso per una manifestazione di arte visiva, ed era un oggetto di arte visiva, poi, obiettivamente.
Ma Villa ci scherzava solo sopra, tant'è vero che quando me lo diede diceva che questo è utile perché per esempio non so se piove tu tiri fuori e tiro fuori dallo scatolo, però la metti in testa e non ti paghi. Insomma nel frattempo si erano rottate in vinto lettere che stavano da coppa, però lo ripiegò. Lo stropicciò di nuovo perché potesse entrare nella scatola e me la consegnò. È un pezzo di arte visiva, insomma, fatto da lì. Con tutto, diciamo, con tutta la carica del suo disprezzo per la storia umana e per gli oggetti artistici, che però lui accettava, sia perché per la frequentazione quotidiana degli artisti, di cui lui poi finiva col sentirsi anche parte, ma accettava soprattutto perché dice questa è la melma della storia umana, io sono nato qua in mezzo, quando sto solo con me stesso io cerco di risalire all'indietro.